Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a questo caffè molto internazionale in compagnia degli assistenti di lingua straniera in Italia. E quello degli assistenti di lingua è stato uno dei primi programmi di cooperazione tra paesi europei, partito negli anni 50 per intensificare gli scambi culturali tra i diversi paesi e l'apprendimento di nuovi idiomi. E la conoscenza delle lingue, come facilmente intuibile, è di importanza strategica per la cooperazione e l'integrazione europea, perché è solo grazie a questa che possiamo abitare al meglio questa nostra grande casa comune, sfruttandone tutte le opportunità. Basti pensare che nell'Unione Europea si parlano 24 lingue ufficiali scritte in tre alfabeti diversi e che se contiamo le lingue minoritarie, arriviamo a 60. Per non parlare poi del patrimonio linguistico portato con sé dai migranti, grazie ai quali arriviamo a qualche centinaio di lingue. Quindi un piccolo continente, se guardiamo un mappamondo ci possiamo rendere conto delle dimensioni limitate, per così dire, del vecchio mondo, e una pluralità di lingue, di culture che convivono. Da sempre, quindi, gioco forza, l'Unione Europea ha messo al centro delle proprie politiche educative l'apprendimento delle lingue, tanto che nel 2002 questo si è concretizzato in un obiettivo ben definito, detto lingua madre più due, cioè ogni cittadino europeo dovrebbe in principio conoscere due lingue straniere oltre alla propria lingua madre. Questo è stato deciso al Consiglio di Barcellona nel 2002, siamo ormai nel 2021 e a quasi 20 anni da quel Consiglio. L'obiettivo, credo sia sotto gli occhi di tutti, è ancora, diciamo così, lontano dall'essere raggiunto. Ma nel settembre dello scorso anno, con il progetto dello Spazio Europeo dell'Istruzione, la Commissione Europea ha dato un nuovo slancio a una istruzione e una formazione di qualità integrate. La strategia dello Spazio Europeo dell'Istruzione prevede infatti che da qui al 2025 trascorrere un periodo all'estero per studiare e apprendere sia la norma, prevede inoltre che le qualifiche dell'istruzione scolastica e superiore vengano riconosciute automaticamente in tutta l'Unione Europea, che conoscere due lingue, appunto, oltre alla propria madre diventi la norma, e inoltre che tutti abbiano accesso a un'istruzione di qualità, indipendentemente dal proprio background socio-economico, e infine che le persone abbiano un forte senso della loro identità europea, del patrimonio, culturale e della diversità del nostro continente. Per raggiungere questi obiettivi vengono messe in atto diverse iniziative, la prima delle quali è il programma Erasmus 2021-2027 che è appena partito, ma anche il programma degli assistenti di lingua dà un grande contributo in questo senso perché permette ai nostri neolaureati, studenti quindi italiani, di passare un anno in una scuola di un altro paese, lavorando e facilitando così l'apprendimento da parte dei ragazzi della nostra bella lingua, e viceversa permette ai studenti e neolaureati che provengono da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna di trascorrere un anno nelle scuole italiane, supportando quindi i docenti di lingua, facendo conversazione con i ragazzi nella propria lingua, in quella che era la propria lingua madre, portando con sé quel flavor, quel gusto della lingua e della cultura del proprio paese e quindi è anche organizzando attività interattive anche nella modalità a distanza per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi. Nell'anno corrente, 2020-2021, sono in totale 167 gli assistenti italiani autorizzati all'estero ed esattamente lo stesso numero, 167, sono gli assistenti stranieri in Italia.
Oggi avremo il piacere di incontrarne alcuni, che sono Claire Emanuel Nardone, assistente presso l'Istituto Salvemini Duca d'Aosta di Firenze, Pietro Ruiu dal UK al Liceo Scientifico Pellecchia di Cassino Frosinone, Alice Gilbert, assistente d'inglese, e Maria Gabriella Tealdo, la sua docente tutor dall'Istituto Comprensivo di Acqui Terme 1 in provincia di Alessandria. E converseranno con loro i colleghi dell'Agenzia Nazionale Erasmus più INDIRE che seguono questa attività, Olivia Bruno e Davide Santo Nicola. Quindi eccoli qua. Ciao Buon Olivia, pomeriggio, buon ciao pomeriggio. Davide, buon Ciao. Grazie pomeriggio e passo direttamente la parola a Davide. Lorenza, buon pomeriggio, grazie ancora per averci dato l'opportunità di parlare di questo programma, del programma Assistenti in Lingua, che come dicevi anche tu è uno dei primi programmi di cooperazione europea ma anche internazionale per il nostro paese e per i paesi nel contesto europeo, è frutto di accordi bilaterali tra i ministeri dei nostri paesi. E prima di presentare di nuovo gli assistenti di lingua, cioè gli invitati, i protagonisti del nostro programma, volevo aggiungere dei dettagli su quelli che sono i numeri del programma, ma anche diciamo, le opportunità che questo programma dà. È un'opportunità importante di formazione professionale e linguistica e di ampliamento comunque della diversità culturale, come dicevi anche tu. I numeri del programma, sì, dicevi per quest'anno che ci sono 167 assistenti di lingua straniera in servizio presso le scuole italiane, sono effettivamente 14 provenienti dall'Austria, 10 dalla Germania, 1 dall'Irlanda, 41 dal Regno Unito, 17 dalla Spagna e 84 dalla Francia. E quindi ci tenevo a presentare di nuovo gli assistenti che saranno ospiti in questa chiacchierata. E quindi i partecipanti di questo evento sono Pietro Ruiu, l'assistente di lingua inglese del Liceo Scientifico Pellecchia di Cassino, Claire Emanuele Nardone, assistente di lingua francese presso l'Istituto Superiore Salvemini Duca d'Aosta di Firenze, Alice Gilbert, assistente di lingua inglese presso l'Istituto Comprensivo Acqui Terme 1 e la professoressa Gabriella Tealdo, docente tutor di Alice Gilbert, dell'assistente di lingua inglese. Ci tenevo comunque a salutare e a ringraziare anche Olivia Bruno, che è la mia collega in questo programma, a cui passo la parola e ci spiegherà altre cose sul programma. Grazie Davide, grazie Lorenza. L'obiettivo di oggi è andare diciamo, a conoscere attraverso il racconto diretto dei protagonisti di questo programma. Come sapete, gli assistenti sono giovani in formazione che vengono selezionati dai paesi di provenienza e che per un anno scolastico, per 12 ore settimanali, affiancano i docenti di lingua. Ma non solo, possono anche affiancare docenti di altre materie che utilizzano la metodologia CRIL. Naturalmente, in questo periodo il programma si è dovuto adattare alle contingenze dell'emergenza sanitaria e già l'anno scorso gli assistenti in servizio presso le scuole hanno dovuto chiaramente concludere il loro servizio in modalità online e sono stati una grande risorsa per i docenti nel supporto della didattica a distanza. Quest'anno il programma non si è fermato, anche i nostri assistenti italiani sono partiti e noi abbiamo accolto gli assistenti stranieri che sono venuti in Italia quest'anno, concedendo la possibilità di poter lavorare sia online sia in presenza, a seconda dell'accordo e delle esigenze delle scuole. E come poi vedrete quando parleremo con i ragazzi, sono stati veramente delle risorse fondamentali per la didattica. Non mi dilungo oltre e passerei la parola a Pietro, che è un assistente di lingua inglese. Pietro, ciao. Salve a tutti, ciao. Ciao. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, com'è stato l'impatto, arrivare in una scuola nuova, in questo anno difficilissimo e com'è stato, quali sono state le attività che hai fatto sia in modalità online che anche in presenza?
Allora, l'impatto è stato assolutamente positivo, in quanto ho portato nella scuola la cultura inglese e quindi i prof e gli alunni erano molto entusiasti di questa novità. E, come attività abbiamo fatto la grammatica e la letteratura, ma soprattutto temi di attualità, dove i ragazzi hanno mostrato estrema partecipazione e si sono molto avvicinati a tutte le curiosità del Regno Unito. E quindi noi diciamo che siamo un ponte con le culture straniere, ecco. Quindi il rapporto con i... Come è stato il rapporto con i... con gli alunni? In questo, anche in questa modalità? È stato molto bello e soprattutto questa modalità mi ha permesso di fare cose più... diciamo, avere un rapporto più diretto con gli alunni. E infatti potevano parlare con me direttamente, uno ad uno. E quindi è stato un confronto molto più interessante, più costruttivo. Ok. E col docente ti sei trovato bene? Hai avuto... Sì, docente... Hai collaborato? Sì, docenti assolutamente, diciamo, molto disponibili e mi hanno fatto sentire il benvenuto e mi hanno insegnato moltissime cose a livello didattico. Sì. Ok. Davide, se vuoi aggiungere qualcosa? No, ringrazio Pietro per l'apporto e per l'esperienza che ha condiviso con noi. Volevo fare una domanda a Claire, che sappiamo è un assistente di lingua francese presso l'Istituto Superiore Salvemini Duca d'Aosta di Firenze. Ciao Claire. Buongiorno. Ciao. Ti volevo chiedere anche a te una domanda sulle attività che hai fatto con le tue classi. Sappiamo che hai fatto anche delle attività che prendevano il programma eTwinning e ti chiedevo di parlarci di questo e poi se ci puoi parlare anche della tua esperienza di didattica a distanza. Sì, quindi con il programma eTwinning in realtà siamo anche nelle attività online, perché tutto tramite una piattaforma concepita dall'Unione Europea. E allora è un progetto, l'eTwinning è un progetto che avevano ovviamente preparato prima del mio arrivo e che per sé in sé è molto motivante per i ragazzi e dà anche una legittimazione a me, cioè l'ho sentito così nelle classi perché l'assistente è la prima tappa per entrare in contatto con le persone dell'altro paese, del paese estero. E di questo i ragazzi vogliono veramente questo, ci chiedono, ma faremo collegamenti in classe, li vedremo? Diciamo sì, quanto possiamo, sì. E quindi questo avverrà durante il secondo quadrimestre, quindi durante il primo quadrimestre abbiamo fatto attività per preparare questo, che dà anche un obiettivo. Per esempio, allora, lo faccio con le classi di seconda e con delle classi di quarta e di quinta. Con le classi di seconda facciamo la tematica è la tutela del patrimonio, quindi abbiamo preparato delle presentazioni sulla città di Firenze, perché sono a Firenze, quindi piccole brochure in francese, quindi questi sono documenti in francese, quindi abbiamo parlato con i ragazzi dei posti che amavano a Firenze, di cosa poteva interessare dei ragazzi stranieri, per esempio dicevano no, ma la cupola del Duomo, tutti la conoscono, non ne parliamo. E invece no, forse i ragazzi di Francia sarebbero interessati. Quindi abbiamo creato questi testi, queste presentazioni insieme e abbiamo anche dei documenti in italiano per loro e produciamo un glossario, per esempio in questa settimana, un glossario per accompagnare il documento che è un video registrato da un'altra insegnante che parla del patrimonio italiano e quindi facciamo dei documenti per aiutare i ragazzi francesi a capire questa lezione. E poi con la quarta e la quinta stiamo soltanto cominciando, è sullo street art, è un progetto con un'altra città del nord della Francia e quindi per ora stiamo facendo le ricerche sullo street art a Firenze, lo street art nel mondo per creare una galleria insieme ai ragazzi francesi, una galleria online di street art e parlare anche delle problematiche sociali che c'è dietro. Quindi rientra in grandi tematiche di educazione civica che attraversano diverse materie.
Sì. Quindi riusciresti anche a spiegare altre materie con l'utilizzo della lingua del francese? Non è soltanto... Sì. Sì, ci sono collaborazioni interne che si creano, cioè alla scuola, che si creano a proposito di questo progetto eTwinning, con insegnanti di storia dell'arte, di italiano, insegnanti che hanno anche passioni, tipo lo street art, c'è un'insegnante appassionata personalmente di street art, quindi è lei che ha prodotto anche lei un video. E poi per la DAD, solo alcune parole, però Pietro l'ha già detto, in realtà può sembrare un paradosso, però... con la DAD i ragazzi li vedo, perché in classe non li vedo, hanno la mascherina. Quindi in classe non li vedo, a volte non li sento bene perché la mascherina dà fastidio, la abbassano, la rimettono. Invece con la DAD vedo i ragazzi e loro mi vedono molto bene. Quindi per la pronuncia è anche una cosa buona, mi vedono in grande, vedono la mia bocca e sentono la mia voce direttamente nelle cuffie. Quindi non c'è il rumore di sottosfondo che dà fastidio, crea difficoltà per capire la lingua straniera, soprattutto per i primi anni, le prime e le seconde. Invece con la DAD ci sono ovviamente problemi, cioè problemi di connessione a volte, eccetera, però almeno mi sentono bene. E per l'aspetto culturale li posso far usare molto facilmente, tipo i video, i link, posso fare una presentazione con 3 link diversi e dire: ragazzi, cliccate qui, guardate un minuto di questo video, poi ne parliamo. E loro, visto che sono già sul computer, per loro è molto facile. Invece in classe c'è, cioè, allora, la luce, si vede bene, no? Siete troppo lontano, sì. Ingrandisco. Ovviamente per le immagini e per i video, cioè, funziona benissimo. E per le attività interattive digitali anche. Grazie. Certamente, no, certamente no. Stare in presenza ha un significato, ma poter utilizzare una cosa non esclude l'altra. Non per sì. forza si deve, diciamo, dividere i buoni e i cattivi, ma ci sono delle potenzialità date dalla, che hai sottolineato benissimo, date dalle nuove tecnologie e quelli che sono i limiti chiaramente della situazione in cui ci troviamo, che è, ti faccio davvero tanti complimenti, perché sia a te che anche a Pietro che ha parlato prima, perché è stato bello anche l'entusiasmo e soprattutto la vicinanza che voi create con i ragazzi, secondo me è una cosa fondamentale, e perché nell'apprendimento la vicinanza è tutto, quindi si può anche stare lontani, ma si riesce comunque a trasmettere, a insegnare con una presenza che sia fisica che anche a distanza. Con questo io vorrei coinvolgere in questa discussione la docente Maria Gabriella Tealdo dell'Istituto Comprensivo Appi Terme 1 di Alessandria, che sono diversi anni che conosce il programma e che ha avuto la possibilità di avere degli assistenti in classe. Quindi a Gabriella chiedo: che significa dal lato della docenza avere un assistente di lingua sia in presenza che a distanza? Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto direi un valore aggiunto per la classe, per la scuola, e anche una grande ricchezza per la docente che incontra questi ragazzi, e non solamente per la docente direttamente coinvolta di lingue, ma per tutti i docenti della scuola. Innanzitutto vorrei dire che questo valore aggiunto è riferito appunto agli alunni, perché i ragazzi incontrano una persona che arriva appositamente da un paese con un bagaglio culturale e linguistico reali, fino all'ultimo minuto, fino a poche ore prima di partire dall'aeroporto di provenienza, lei era in quel paese. Quindi un contatto diretto, reale, realistico con la lingua. E culturale. Questo provoca nei ragazzi un forte interesse, un desiderio nel tempo che viene dedicato loro all'interno della classe di comunicare con la persona, di fare domande, e la persona, seppur per la maggior parte di giovane età, entra in classe con una lezione, come hanno detto i due assistenti precedentemente, preparata nei minimi dettagli e volta a coinvolgere la classe.
vengono fuori anche degli spunti particolari che normalmente dal libro di testo noi non troviamo. Mi sento di dire tranquillamente che anche noi docenti possiamo fare certi collegamenti, ma chiaramente la realtà linguistica di questo preciso momento, come si può dire, il posto della situazione, ce l'ha chi proviene direttamente da quel paese. L'età dell'assistente poi è importante, nel senso che i ragazzi avvertono una distanza minore rispetto all'età media della classe docente italiana, ad esempio della sottoscritta. Quindi sì, io mi sento di dire tranquillamente con bel rapporto con i miei ragazzi, ma chiaramente una persona giovane che entra in classe, che conosce determinati gusti musicali, anche cantanti, mode, ecco, è sicuramente un elemento che aiuta a coinvolgerli. E in più una testimonianza diretta anche per una possibile esperienza futura, nel senso che i nostri ragazzi, io insegno la secondaria di primo grado, ma Alice, la nostra assistente di lingua inglese, è stata coinvolta anche in parte nella primaria. Quindi al massimo passeranno 10-11 anni prima che i nostri alunni si trovino a vivere una possibile esperienza come quella di Alice, io auguro loro, e quindi ne possono respirare tutta la positività e la ricchezza. E sottolineo che è una ricchezza non solo per i ragazzi ma anche per i docenti, in quanto anche noi abbiamo la possibilità di aprire i nostri orizzonti quotidianamente, io personalmente di parlare la lingua quotidianamente, di essere più motivata, sì, parzialmente la parlo con i ragazzi in classe, ma nel confronto che ho con Alice ho la possibilità di farlo quotidianamente. E per finire, ma non meno importante, la collaborazione di Alice con i miei colleghi delle altre discipline. Ha fatto interventi nell'ora di educazione fisica, nell'ora di storia, educazione civica, preparando del materiale molto ricco, ad esempio, faccio un esempio, inerente all'agenda 2030. Nell'ora di educazione fisica, sotto suggerimento della docente di scienze della classe, Alice ha preparato un intervento sulle parti del corpo, e quindi i ragazzi hanno avuto la possibilità di studiare qualcosa che si fa anche all'interno dell'ora di lingua inglese, ma partendo da un'altra materia, e proprio in questo modo, a livello educativo, guidarli alla flessibilità, alla capacità di non legare, di non chiudere la disciplina lingua inglese all'interno, certo, di una lezione, ma bensì ad aprirne e a vederne tutte le potenzialità e a capire che si può imparare utilizzando qualsiasi lingua. Io direi che è fondamentale. Sì, è certo, proprio di questo che volevamo parlare, non Olivia con Alice? Sì. Quindi, sì, della possibilità, della possibilità che dà una lingua straniera di poter veicolare qualsiasi messaggio, ma soprattutto la possibilità di poter parlare in inglese in tutte le materie, e quindi non chiudersi in un unico sapere chiuso, ma capire qual è anche l'intersezione. In fondo la lingua è uno strumento e quindi come tale va usato correttamente. Esatto. Quindi io volevo chiedere ad Alice, ringrazio Maria Gabriele Tealdo, la professoressa Tealdo. Grazie a voi per tutto il vostro lavoro, grazie. Grazie. E volevo chiedere ad Alice, Alice che oggi non può usare la telecamera perché ha avuto dei problemi di connessione, ma comunque ci sente benissimo. Ciao Alice, buon pomeriggio. E ti volevo chiedere, come già anticipato dalla professoressa Teatro, dalla tua docente tutor, di parlarci di come hai utilizzato la lingua per delle classi che non sono essenzialmente di lingua, per le classi CLIL o comunque le classi in cui si utilizza la lingua per insegnare un'altra materia, e che modalità, che approccio usi per integrare la cultura britannica in queste classi. Sì, non ho sentito. Ripeto la domanda, Alice, ti volevo chiedere
l'utilizzo della lingua inglese nelle classi CLIL, quindi nelle classi in cui non si insegna prettamente la lingua inglese, e come fai ad integrare la cultura britannica, aspetti della cultura britannica in quelle classi? Allora, faccio le, quando faccio le lezioni di CLIL, faccio... per esempio, quando parlo dell'agenda 2030, no, 2030, provo di incoraggiare gli alunni a creare le loro idee, allora di parlare di più, perché voglio che nelle mie lezioni parlino, questo è perché sono qui per... per parlare, certo. Sì, per parlare con me e per ascoltare la, la pronuncia. La pronuncia, sì, grazie. E provo anche di dividere le idee che sono un po' più britanniche, si può dire, allora di dividere i piccoli dettagli della cultura inglese o nelle lezioni di Chile e anche nelle altre lezioni di lingua particolare, per esempio quando faccio una lezione sulle scuole britanniche, per esempio, includo le foto delle mie scuole inglesi, perché penso che questo renda la lingua più viva, più vera, più reale, e la cultura più reale per gli alunni. Bene. Ok, grazie. E qualcuno, se qualcuno ha delle domande, le può scrivere nella chat. Intanto volevo dire due parole su come fare a partecipare al bando per le scuole, per richiedere la presenza di un assistente di lingua straniera in Italia. E il bando uscirà a metà febbraio, dovete tenere d'occhio la pagina del Ministero dell'istruzione nella parte relativa agli assistenti di lingua straniera. La selezione verrà fatta dagli USR, dalle varie regioni, e nel bando ci saranno scritti il numero dei posti disponibili, quelli che sono i requisiti, quindi per i requisiti, se già volete andare a controllare, potete controllare il vecchio bando per farvi un'idea, ma in generale la scuola appunto deve avere alcuni requisiti che sono scritti sul bando. Quale avere chiaramente almeno 24 ore della lingua richiesta e dare ospitalità all'assistente nella forma appunto migliore possibile, o comunque offrire un'accoglienza, e naturalmente la borsa di studio è erogata dal programma del Ministero, sono fondi ordinari, e le scuole potranno appunto vedere tutti i dettagli sulla pagina del Ministero. L'altro programma invece, sì. Vai Davide. Grazie Livia. l'altro programma, come diceva anche Lorenza all'inizio del caffè, parallelamente al programma Assistenti di Lingua Straniera in Italia, noi gestiamo anche il programma Assistenti di Lingua Italiana all'estero, che è una importante opportunità per i giovani e i neolaureati italiani per insegnare nelle scuole dove viene insegnata la lingua dell'italiano come L2, e quindi fare un'esperienza importantissima sia dal punto di vista formativo che da quello linguistico. Il bando è aperto dal 19 gennaio e resterà aperto fino al 19 febbraio alle ore 23:59. Chi vuole iscriversi può andare sul sito del MIUR, la pagina dedicata al programma degli assistenti di lingua italiana all'estero, e controllare il bando, leggere gli allegati A e B per le destinazioni e i dettagli delle destinazioni, e dopo aver letto il bando andare all'applicazione attraverso la piattaforma SIDI e fare domanda. La gestione della domanda e l'inoltre della domanda saranno poi proseguiranno con l'invio di documenti e la procedura della graduatoria. Sì, tutto scritto sul bando, tutto molto chiaro. E, allora, se non ci sono domande, io farei un altro giro
di salute ma soprattutto di vi ricordiamo che il nostro ufficio per le scuole nel mese di ottobre quest'anno ha organizzato un incontro, diciamo un seminario di formazione per spiegare le regole del bando e come appunto poter avere la possibilità di avere l'assistente e come, quali sono le modalità, diciamo, di lavoro in classe con l'assistente. L'assistente naturalmente non sostituisce l'insegnante in nessun modo, non può dare voti, è un docente conversatore che affianca il docente. Allora, quali sono gli impegni per la scuola che ospita l'assistente? Innanzitutto l'accoglienza, ovvero la scuola deve stipulare un'assicurazione sanitaria per l'assistente perché resta in Italia più di 3 mesi, deve appunto inserirlo nel contesto scolastico, quindi affiancarlo a dei docenti, non soltanto docenti di lingua, della lingua diciamo del paese di provenienza, ma anche docenti che utilizzano la metodologia CRIL. Chiaramente poterlo inserire nei progetti della scuola, nel POF, nel piano dell'offerta formativa. E in generale l'assistente lavora 12 ore settimanali, quindi l'orario è di 12 ore e deve essere sempre affiancato da un docente. Spero di aver risposto. E in più, chiaramente, la scuola erogherà la borsa di studio che verrà finanziata e inviata dal Ministero. Altre domande? Non vedo, non ce ne sono altre. No. Volevo ringraziare un'altra volta gli assistenti che hanno partecipato a questo incontro e ringrazio anche coloro che ci avevano scritto per poter partecipare, ma dovevamo coinvolgere un numero limitato, ma magari sarà questa la prima occasione e ci saranno altre opportunità. Davide? Siamo... Sì, volevo ringraziare anche io di nuovo gli assistenti di lingua che sono stati con noi, la professoressa Tealdo, Pietro, Claire e Alice. Niente, questo. Grazie per la vostra disponibilità e per il tempo che ci avete dedicato. E soprattutto buon anno in continuazione dell'anno scolastico e complimenti per il lavoro che state facendo e speriamo appunto di poter proseguire in questo anno scolastico serenamente. Lorenza? Sentiamo. Microfono, eccomi. Sì, grazie davvero anche da parte mia di tutta l'agenzia agli assistenti e complimenti per il loro atteggiamento molto spontaneo ma anche molto professionale. Si vede che sono ragazzi molto coscienziosi che si preparano, che ci tengono e sono in grado davvero di offrire un supporto e un arricchimento a queste lezioni. Complimenti anche per la loro competenza linguistica in italiano, da fare invidia direi a certi giornalisti che non usano neanche i congiuntivi. E, grazie alla professoressa che ci ha trasmesso tutto il suo entusiasmo e il suo apprezzamento per questo programma, che in effetti agli insegnanti offre un valido supporto, un arricchimento e un innesto, proprio come ha detto lei, di realtà che non può che incuriosire i ragazzi e renderli più partecipi. Anche adesso, anche in tempi di didattica a distanza, come ha sottolineato Claire, per le lezioni di lingua questo abbiamo visto non è un limite, perché anzi è qualcosa che facilita, perché permette di sentire bene, vedere bene e usare tanti metodi interattivi per
paradossalmente al momento è più interattiva la DAD di quello che si può fare a scuola, dove bisogna mantenere le distanze e non si può fare molta cooperazione. E, grazie a voi, molto bravi i miei colleghi Olivia e Davide, che ormai da qualche anno e con passione, con pazienza, con professionalità anche loro seguono questo programma che è cresciuto e che continua. Fra l'altro, appunto, abbiamo visto che anche il Regno Unito continuerà a partecipare, pur con qualche formalità burocratica in più, però è una bella opportunità per i ragazzi e per le scuole. E quindi niente, siamo giunti alla conclusione di questo caffè di oggi. Anche nel prossimo caffè del 28 gennaio parleremo di lingue, presenteremo un progetto che ha vinto il Label Europeo delle Lingue, utilizzando la tecnica del debate anche in lingua straniera, e quindi proprio un CLIL, una metodologia anche questa molto stimolante e interessante. Se siete curiosi di conoscerla, vi do appuntamento quindi a giovedì prossimo, sempre alle 14:30. E, grazie di nuovo a tutti, e buon lavoro, buon anno scolastico e buona Europa a tutti. Ciao.